La pioggia non la ferma? Assolutamente no, noi siamo tifosi, amiamo il Crotone, amiamo i nostri colori. Intanto la bambina la devo portare dentro, che sta facendo la mascotte sotto la pioggia. Sì, sì, sì. La sua signora l'ha fatta mangiare? Mangiate, un po' ci manca, cioè, tutta a fiacchetta. Cosa ha preparato, signora? Le polpette, pasta al forno. Quindi le braciole sempre. Poi cotoletta di pollo. Cotoletto pollo. I nipoti sono sazi? Questo mangiano da noi lo stesso. No, per il Crotone non mi ferma niente. Secondo me con Stroppa non era nato il feeling, né con la dirigenza né con la tifoseria. Sempre col 3-3. Noi non abbiamo mai giocato con su 3-3. I 3-3. I 3-3, mo da avere. I 3-3. Speriamo che vada bene, lui l'entusiasmo ce la mette tutto. Anche se piove io sono sempre presente. Ma lei da una vita? Da una vita. Anche giocato nelle giovanili del Crotone? Quindi. Allora si chiamava De Martino, si chiamava, ora si chiama giovanile, non lo so come si chiama, sempre presente, oltre 60 anni. L'arbitro si è sbizzarrito. Sì, all'ultimo dei 10 minuti non ha capito niente, proprio non ha perso proprio il controllo della partita e non ha rovinato tutto. Ha rovinato tutto. La squadra ha giocato, il cambiamento c'è stato. È successo un arbitro contrario. Nemmeno le schi tanti del giocato new. Francamente l'arbitro oggi ha fatto di tutto e di più contro il Crotone. Si è sbizzarrito. Di tutto e di più. Non dico, sono veramente amareggiato perché già noi abbiamo fatto una buona gara, però avere un arbitraggio del genere è pietoso. Allora voglio solo dire che l'arbitraggio è stato pessimo e che visto che hanno espulso Cordaz ci volevo essere io in campo. Un arbitro da Bologna non si può mandare dalla stessa ragione, non si può mandare un arbitro della stessa ragione di Bologna. Emiliano, Bologna, Carpi, quanti chilometri sono? È vicinissimo, come si fa? Ma proprio questo qua non può arbitrare neanche in promozione un arbitro degenerato così. Ma come si fa, Dani? Che non ci vogliono togliere in mezzo ai piedi, questa è la conclusione. Ha scatenato l'inferno. In colori tutti, in tutti i modi. Di continuo, non è che è stato una volta solo, di continuo. Mettono i piedi di sopra. Non ci possono vedere. Come si fa a mandare un arbitro di Bologna a 20 km da Carpi? Ma stiamo scherzando, sono incompetente anche la Lega. La Lega è incompetente. No, ci vogliono togliere in mezzo ai piedi. Prima l'hanno fatto in Serie A, adesso lo stanno facendo in B. Non ci vogliono far andare in Serie A, ma ci vogliono mandare anche in Serie C. A favore, questo qua ti taglia vento, non taglia. È una fonte a fuori Tagliavento questo qua, secondo me c'è il fratello forse Tagliavento. Colombo, ma quale Colombo? Non è manco una cuzzopa questo qua. La dirigenza si deve fare sentire, perché non è possibile che ogni volta ci calpestano in tutti i sensi e noi non reclamiamo. Noi ci dobbiamo sentire, il presidente Flan deve mostrare i denti alla Lega, alla Federazione, a tutti quanti, perché non è possibile, questo è un gioco che stanno facendo con il Crotone e basta, chiudo. Sono molto amareggiato perché la squadra ha giocato, hanno giocato tutto, poi qual è il fattore? Che perdiamo la palla, dovevamo fare il 2-0 e prendiamo il gol, cioè, e nessuno marca, tutto guardano. Cioè, come mai? Come si spiega questo fatto? Per finire, come si dice? Fino alla fine, forza Crotone! Fino alla fine, forza Crotone! Forza Crotone! Forza Crotone sempre! E per finire, forza Crotone sempre! Sempre forza Crotone! Bruno.